Live Social. Eccoci qui amici di Live Social sulle frequenze di Radio News 24 insieme a Giancarlo e siamo in compagnia di Antonello che salutiamo. Ciao Antonello. Ciao, buongiorno. Con te andiamo a parlare di attività fisica, ginnastica, sport, fitness, perché tu sei un personal trainer, giusto Antonello? Esatto. E ci parlerai appunto, date le tue conoscenze, dell'allenamento a casa in questi giorni, giusto? In questi giorni di quarantena appunto che stiamo trascorrendo nelle nostre case, diventa molto importante anche fare un po' di esercizio fisico anche in casa, insomma, per non fermarci completamente, giusto? Sì, sono perfettamente d'accordo. Veramente in questo periodo, con le persone con cui sto lavorando, valuto un po' ciò di cui possono disporre nelle proprie case. Possono essere qualche manubrio, qualche bilanciere, dei TRX, degli elastici, e talvolta anche il proprio peso corporeo. Ma sono tanti strumenti che sono ottimi per poter lavorare. Si può lavorare bene ugualmente. Certo. Quello che io invito le persone a fare è quello comunque sia di rivolgersi ad un coach, non improvvisare un proprio allenamento, guardando magari YouTube o qualcosa del genere. È vero. Per il semplice fatto che si può, come dire, guardare degli esercizi su internet può essere un buon passatempo, però manca tutta una fase di programmazione, di costruzione che poi può portare una persona da un obiettivo, cioè a raggiungere il proprio obiettivo, no? Quindi partire da un punto A per arrivare a un punto B. Certo. Per cui quello che io consiglio di fare alle persone comunque sia quello di rivolgersi a un coach o a un personal trainer per avere una programmazione dei propri allenamenti. E a questo proposito tu in effetti tu lavori in genere normalmente, diciamo in una condizione normale, lavori in una palestra e anche poi a domicilio, giusto? Sì, io lavoro in palestra, certo, Torres. E gestisco la XL Center insieme ad alcuni soci e a un gruppo di colleghi. Okay. Gestiamo l'associazione sportiva dilettantistica dedita al fitness e al bodybuilding, che è appunto XL Center. XL Center appunto a Porto Torres, giusto? In via Batai, sì, esatto. 74. Okay. E questo è l'indirizzo della palestra. E poi anche sì, esatto. Lavori anche come personal, appunto, quindi anche a domicilio, no? Sì. Lavoro anche come personal a domicilio, o anche comunque all'interno della mia palestra, lavoro anche online. Ok, infatti questo ti volevo chiedere poi, adesso ti sei organizzato anche ancora di più con l'online, no? Quindi riesci a seguire i tuoi allievi anche attraverso diciamo le piattaforme, sì. No? Sì, un certo numero di persone della mia palestra riesco a seguirle anche in questo modo. Allora, dove ti possiamo contattare? Mi potete contattare attraverso WhatsApp SMS al numero 327-664-6854. Perfetto. Oppure attraverso email all'indirizzo antonello.spano@xlcenter.it. Perfetto. Oppure anche su pagine social, no? Immagino Facebook, Instagram. Sì, certo. Certo. Dove ti trovi? La pagina social, sia la mia personale o quella della palestra, XL Center. Ok, perfetto. Sia su Instagram che su Facebook. Ok, perfetto. Quindi abbiamo tutte le modalità, insomma, per contattare Antonello e chiedere maggiori informazioni e anche, perché no, come dicevo prima, anche diventare tuoi allievi, tuoi corsisti. Va bene? Sì, certo, io sono disponibile per qualsiasi cosa, dai consigli, poi perfetto. Anche qualcosa di un po' più. Perfetto, va bene. Antonello, ti ringraziamo della compagnia che ci hai fatto e delle cose utili e necessarie che ci hai suggerito, appunto. Complimenti anche per la formazione, davvero. Grazie. Per la Arrivederci, buona giornata. Ciao Antonello, ciao. Amici di Live Social, restate ancora con noi per altre storie e altre interviste. A dopo. Live Social.